Io ho un'altra di fraghe, la morte di andare a buttare rimanendo colorante, mi dicevo in scuola. Facevano delle buche grandissime fuori, a parte di Tizia Capannone, e si doveva stare dentro tutta la rimanente del filo di colore. L'uomo che vedete nelle immagini è Francesco Palma, ex operaio della Marlane. Qui, mentre lo vedete parlare a fatica pochi mesi prima di andarsene a causa di un tumore nei primi anni 2000, cerca di lasciare la sua testimonianza su quanto sarebbe avvenuto nei terreni adiacenti allo stabilimento. Lei di che cosa si è ammalato e quando lo ha scoperto? Di linfoma follicolare a grappolo, nocis, l'ho scoperto 6 anni fa. 6 anni fa, facendo le dovute analisi, l'ho scoperto. Ecco, stiamo qui che combattiamo. Lui invece è Giovanni Moccia, cittadino praiese, residente in uno dei terreni confinanti con l'area della Marlane. Allora, bisognerebbe partire dall'inizio, da quando il comune, il lungimirante amministratore di allora, regalarono praticamente il terreno al Rivetti per fargli costruire il futuro di Praia Mare e dell'Alto Tirreno Cosentino. Praticamente da allora è stata costruita questa fabbrica che poi è diventata la cattedrale, la famosa cattedrale anche nel deserto, oltre che ad essere portatrice di malattie.